L'inchiesta nei confronti di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio di Giulia Tramontano ormai sta per concludersi. L'ipotesi che il trentenne abbia avuto dei complici risulta residuale, anche se rimangono alcuni dubbi sulla dinamica. Nel frattempo Sebastiano Ardita, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e procuratore aggiunto a Catania, lancia un allarme. Ardita sostiene che l'assassino di Giulia Tramontano potrebbe uscire dal carcere dopo una decina di anni, come è accaduto ad altri. Il magistrato sostiene, nel colloquio con Antonella Mascali, che il pronostico sui 10 anni di prigione non è campato in aria. La riforma prevede che sin dal primo atto l'indagato deve essere informato della facoltà di accedere a percorsi di giustizia riparativa, dal momento che la giustizia riparativa è una cosa seria e presupporrebbe una elaborazione della propria condotta, oltre che la certezza della responsabilità penale. Ritengo che sia improponibile che immediatamente dopo l'arresto si possano avviare questi percorsi, anche per rispetto delle vittime e dei reati. È offensivo, oltre che pericoloso, che un indagato per violenza sessuale o per omicidio possa chiedere di incontrare la vittima o i parenti prima ancora del processo.